mettere anche un po' per il posto. Sì, sì, sicuramente sì. Non voleva essere rappresentato così. Non gli piacque alla fine, no? Voleva essere. Cioè lui qui capì che l'altro aveva, gli aveva letto l'anima, insomma, e quindi non era più affezionato all'altro ritratto, che invece è un ritratto. Diciamo. Questo qui lo ha ritratto angosciato. Sì. Sì, questo è un attimo. Questo invece è una cosa più classica. Rudini amava quello là, eh? Non se n'è mai privato, è arrivato fino alla Cardona che poi lo ha. No, per disperazione proprio, nel senso che con l'Expo i 15 è un anno assolutamente impossibile per fare qualsiasi iniziativa, perché il Ministero ha creato tutto per buttarlo su. E nello stesso tempo però noi andavamo con Wild a Parigi, a d'Orsay. Allora ho detto, ma un italiano, poi l'unico italiano a Parigi è Boldini, c'è anche De Nitis, ma Boldini soprattutto. E in fondo è il tassello mancante dopo il trittico che abbiamo fatto sul Novecento, perché deve qualcosa a Liberty, è in parte vicino a lui, però è a sé, quindi era un po' l'anello mancante. Allora, mettendo assieme le difficoltà, la prospettiva parigina di Forlì e diciamo il metodo seguito in questi anni, il filo rosso di questi anni, non poteva che essere lui, insomma, questa andando. È stata un po' la scommessa, insomma. Anche questo è un prestito eccezionale del d'Orsay, non è mai stato prestato in Italia, non si è mai vista in Italia questa qui, Madame Max. E sono gli sguardi, c'è quasi una specie di dissociazione tra il volto, il corpo e il vestito. Noi abbiamo intitolato Fragili icone, qui la collaborazione decisiva su questo titolo è stata con Bazocchi. Marco. Con Marco, sì, perché abbiamo discusso a lungo un paio di giorni sul titolo, perché l'idea di farlo così ce l'avevo già, però i titoli ne abbiamo sperimentati una ventina. Alla fine io ho tirato fuori il termine fragile e lui ha detto sì, icone, però ho detto sì, fragile icone, insomma il titolo è venuto così dopo una discussione di due giorni. E poi dopo. Che è un po' uno simbolo. Sì, è così, sì, esattamente. Perché in precedenza era stato definito fragili muse, ma musa è sbagliato. No, è sbagliato. Queste sono fragili icone, perché c'è l'idea di rapire l'eterno attraverso l'istante della bellezza. L'icona è l'eterno, è la raffigurazione dell'eterno, e la fragilità è la negazione di tutto questo. E questa è la condizione umana. Ed è Proust, alla fine. Quindi tornava tutto, tornava. Sono queste cose qui, bisogna. Sì, abbiamo fatto tre ore di. Sì, tre ore di. Guarda, questa. Questa qua è quella. Sì. Quella di pagina 256. Quella del gatto, dov'è? No, è quella che più giù, perché sono stupende. Queste sono tutte. Ci siamo andati proprio correndo. Questa per esempio non è mai stata prestata, questa è la prima volta. La si può vedere, è un prestito eccezionale questo. Ma più di tutti questa, perché gli americani in genere sono molto gelosi. E quando viene da Filadelfia, quando hanno visto il progetto della mostra hanno detto di sì in 5 minuti. Mentre altri musei hanno detto di no. Insomma, quando dicevi i punti neri sul nero. Sì, sì, i peli. Poi abbiamo di qua. Anche di qua.
Abbiamo aiutato anche con alcune frasi, alcune interpretazioni, perché per esempio c'è una lunga citazione di Proust. Il pittore aveva saputo immortalare il moto delle ore nell'attimo luminoso in cui la donna aveva sentito caldo e aveva smesso di danzare, in cui l'albero era avvolto da un alone d'ombra, in cui le vele sembravano scivolare su uno smalto dorato. Ma proprio perché l'attimo gravava su di noi con tanta forza, quella tela così fissata nel tempo dava l'impressione di un'estrema freggevolezza. Si sentiva che presto la donna se ne sarebbe andata, le barche sarebbero sparite, l'ombra si sarebbe spostata, che la notte stava per scendere e il piacere per finire, che la vita passa e gli attimi mostrati contemporaneamente con tutte le luci che vi si fondono non si recuperano più. È alla ricerca del tempo perduto. Questa è la prima volta che lo vede chiunque, perché questo viene da una casa londinese, non era mai, non si sapeva neppure che esistesse, insomma, questa è la prima volta. È una delle grandi novità, ah, sì. Sì, della mostra. Come l'hai messo qua? A chiusura. A chiusura, anche perché Trubetskoj rifà in forma plastica i dipinti e insomma ci sono delle corrispondenze dei gesti delle mani, insomma, con questi quadri degli ultimi tre. Quindi, e poi per chiudere questa sezione, diciamo. Le cornici sono originali? Molte sì, non tutte. Possiamo individuare quelle che sono originali, sappiamo. Quelle che sono originali, però... La mostra è una mostra. Sì, però ce ne sono alcune che non sono posticce, insomma. Originale, per esempio, è quella lì. E poi ce ne sono almeno quattro originali che sappiamo. Poi andiamo su a vedere, mi hanno dedicato una sala agli altri italiani che erano a Parigi.